Bentornati su Hermes Channel Web TV. Oggi a Sai Che parleremo di una delle tante storie di Castellana Grotte, la cittadina della provincia di Bari situata sull'altopiano calcareo della terra dei Trulli e delle Grotte ed è conosciuta soprattutto per il complesso carsico delle Grotte. In particolare, stavolta si mette in risalto una chiesa mai finita, incompiuta e denominata Madonna della Grotta. Ci è consentito di raccontare la sua storia alla Proloco Don Nicola Pellegrino di Castellana Grotte. Però prima di vedere il video, se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per avere i nuovi video sempre in risalto, commentate e vogliamo tanti mi piaci. E inoltre, se volete sponsorizzare questo programma, basta contattarci. Grazie in anticipo. E adesso vediamoci il video. Ciao a tutti, siamo in compagnia dell'architetto Antonio Pace, componente della Proloco Don Nicola Pellegrino di Castellana Grotte. Oggi a Sai Che parliamo di storie di Castellana Grotte, in particolare scopriamo insieme la chiesa della Madonna della Grotta. La chiesa della Madonna della Grotta è un esempio rimasto incompiuto dell'architettura rurale che caratterizza il nostro territorio. Qual è la sua storia, Antonio? La chiesa della Madonna della Grotta è un piccolo manufatto oggi collocato sui margini dell'edificato di Castellana, costituito da due chiese, una inferiore costruita a partire da una cavità ipogea ed una superiore mai completata. Allo stato attuale delle ricerche risultano pochissime notizie documentarie, tutte comunque successive al XVIII secolo. Notizie che si apprendono dai documenti conservati nell'archivio capitolare della Chiesa Matrice di San Leone Magno e nell'archivio di Stato di Bari. Una delle notizie confermate da diverse fonti storiche riguarda il passaggio dalla chiesola della Madonna della Grotta della contessa Dorotea Acquaviva d'Aragona, avvenuto nel giugno del 1692 è descritta da Michele Viterbo. A quell'epoca la chiesa doveva essere una sorta di piccolo santuario rurale. La prima messa documentale attestata venne celebrata il 26 febbraio del 1752, verosimilmente allorché erano già avviati i lavori di costruzione delle fabbriche epigee. È presumibile che questa cerimonia di benedizione solenne della Chiesa abbia interessato solo una parte, considerando che invece sull'architrave dell'unico portale di accesso venga riportata una data successiva di ben 26 anni, ovvero il 1778. Millenaria invece sembrerebbe essere la frequentazione dell'ipogeo, che ne costituisce il cuore, citata già in un documento datato 1091, relativo ad una permuta di terreni, presumibilmente, come anche ipotizzate dallo storico La Nera, era di più facile accesso essendo il fondo della lama ad un livello di parecchio più basso. Quindi la presenza della grotta avrebbe spinto all'edificazione della chiesa? Sì, la particolarissima collocazione nell'ambito del territorio della chiesa, distante dal settecentesco nucleo urbano, l'inusuale orientamento nord-sud della sua giacitura, lasciano supporre che ragioni di ordine strettamente devozionale
abbiano determinata la scelta del sito per l'edificazione. Certamente legata alla presenza della piccola grotta naturale, oggi a quasi 9 metri al di sotto del piano del calpestio della chiesa superiore. Per di più, la chiesa, ubicata in località Serritella, è stata edificata in un'area storicamente soggetta a devastanti alluvioni. A differenza dei comuni limitrofi, sorti su un'altura, l'abitato di Castellana si è formato sul versante di una vallecola chiusa di origine carsica, la Valle di Genna, il cui asse longitudinale si aggira intorno ai 4 km di lunghezza. La chiesa sorge nel tratto più basso di questa conca, nel quale un tempo ristagnavano le acque meteoriche, in seguito convogliate e raccolte da bocche assorbenti che si trovano sul fondo roccioso. Tale conga era denominato lago già in alcuni documenti dell'XI secolo. Questa estesa depressione naturale è la più importante di una numerosa serie di conghe che rispecchiano la tipica morfologia carsica di tutto il territorio comunale. La Valle Cieca di Genna è ricordata dagli storici locali per le alluvioni che, specialmente nel periodo autunnale, ne inondavano l'area. La prima di cui si abbia testimonianza risale al 1742, l'ultima al 1905. Gravissima fu quella del 9 novembre del 1896, durante la quale l'acqua raggiunse un'altezza di 4 metri, allagando gran parte dell'abitato di Castellana. Alla fine del 1913 si provvide alla costruzione dei primi sistemi di smaltimento delle acque. Ma cosa ci racconta di sé la chiesa? La chiesa, che si articola su due livelli, si affaccia su un piccolo sagrato a cui si accede da una ripida scala in cemento armato, realizzata nel dopoguerra per superare la notevole differenza di quota creatasi per la costruzione della strada contigua, posta a più di 3,5 metri più alto. Il disegno del prospetto principale, sebbene semplice, suggerisce un'attenta compositività che si discosta dagli usi costruttivi dei luoghi di culto rurali e si avvicina maggiormente a quelli tipici delle coeve chiese intramenie. Il fronte è ritmato da 4 lesene che spiccano su una base alta 45 cm per concludersi con capitelli di ordine composito. Il portale centrale, riconducibile alla produzione architettonica pugliese di fine Settecento, è costituito da montanti ed architrave in calcare compatto segato, su cui si imposta la trabeazione caratterizzata da un archivolto leggermente strombato verso l'esterno. Il sistema è coronato dalla presenza di una nicchia che raccoglie una statua lapidea della Vergine datata 1871. La chiesa superiore si compone di un'unica navata, scandita da 3 cappelle per lato, differenti tra loro per il rapporto tra altezza e larghezza. La forma spaziale della navata unica con cappelle laterali rispecchia un'attitudine diffusa a partire dal XVI secolo, in parte rispettosa delle indicazioni scaturite dal Concilio di Trento del 500. In parte proponendo un ideale nuovo di chiesa con interno spazioso e chiaramente definito. L'edificio è totalmente privo delle coperture, solo 3 delle 6 cappelle sono voltate a botte. I pochi e frammentari segni riscontrabili non permettono di identificare in maniera univoca una spazialità interna compiuta. 4 pilastri centrali a sezione cruciforme raggiungono dimensioni considerevoli e potrebbero far ipotizzare l'intenzione di edificare una cupola, nonostante le proporzioni ridotte del manufatto. La chiesa superiore è parzialmente pavimentata con basole di calcare bianco. Nel blocco posto a conclusione della navata centrale sono collocate le scale
che permettono di scendere nella chiesa inferiore e di risalire al piccolo campanile. La chiesa inferiore è costituita da un primo vano seminterrato in cui si affacciano due matronei e dalla piccola grotta naturale. Nella grotta compare un altare in pietra locale, di fattura tardo barocco, che incornicia un'icona dipinta su intonaco, molto rimaneggiata e in evidente stato di degrado. Potrebbe risalire alla fine del XV secolo. Autore dell'altare potrebbe essere verosimilmente Fra Luca Principino, autore di numerose opere presenti nelle chiese di Castellana. Il fascino della chiesa della Madonna della Grotta è racchiuso nei blocchi di pietra che ne costituiscono la struttura. Cosa possono svelarci? Informazioni sulla storia costruttiva di questo manufatto possono essere sicuramente desunte da osservazioni dirette sul campo, attraverso il rilievo metrico e fotografico e la misurazione dei paramenti ambientali che ne determinano lo stato di degrado. È molto probabile anche che alla chiesa ipogea si accedesse attraverso un secondo ingresso indipendente, posto alla stessa quota dell'ingresso principale e oggi quasi completamente coperto dalla sede carrabile, costruita all'immediato dopoguerra per collegare il centro abitato al convento degli Alcantarini. La costruzione della strada è forse l'intervento che più ha snaturato l'originario stato dei luoghi? Questo è stato sicuramente l'intervento che più ha compromesso la percezione della chiesa nel suo contesto ambientale, con la distruzione dell'antico percorso a gradoni che avvolgeva a semicerchio l'area antestante alla chiesa e che degradava arrivando al nucleo urbano. Questa piccola chiesa, ad ogni modo, pur essendo stata destinata al culto per più di due secoli, non ha mai goduto di grande fortuna. Negli anni successivi all'Unità Nazionale sembra che sia stato rifugio di briganti e fuggiaschi dell'esercito borbonico. Poi si pensò di impiantarvi il macello comunale e dopo ancora è stato oggetto di atti vandalici a partire dagli anni 50-60. Solo a partire dagli anni 80 ci sono stati diversi tentativi di riutilizzare la chiesa in manifestazioni in occasione del 2 luglio per la festa della Madonna delle Grazie o l'utilizzo come arena per le proiezioni di film all'aperto, a partire dalla posizione del vincolo da parte della sovrintendenza nel 1983. Come si potrebbe intervenire in relazione ad una volontà di recupero del bene? Lo stato attuale di profondo degrado del manufatto, reso ancora più evidente dagli interventi operati nell'area circostante che hanno sconvolto l'assetto ambientale di un lembo di territori di notevole valore storico-culturale, dovrebbe muovere il nostro interesse per un effettivo recupero del bene. Certamente sarebbe auspicabile la realizzazione di una serie di interventi di restauro che tutelino e valorizzano questo piccolo tesoro che altrimenti rischia di perdersi con gli anni. I criteri che dovrebbero informare l'intervento di recupero dovrebbero privilegiare la leggibilità delle tracce esistenti, tendendo un dialogo tra il nuovo, discreto e reversibile, e l'autenticità delle diverse stratificazioni storiche che sono ancora leggibili. Grazie Antonio, speriamo che questa storia di Castellana sia stata interessante. Grazie alla collaborazione per i testi dell'architetto Viviana D'Ambroso, all'amministrazione comunale di Castellana Grotte, alla collaborazione dell'assessore Vanni Sansonetti e anche alla Proloco di Castellana Grotte. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.